L'innovazione è uno dei punti di forza delle imprese selezionate nel programma di Intesa San Paolo Imprese Vincenti. Qual è il ruolo della tecnologia e dell'innovazione per essere un'impresa competitiva sul mercato? Certamente l'innovazione è una chiave strategica per lo sviluppo e il successo di un'impresa, ma anche ovviamente per lo sviluppo e il successo di un sistema paese. E quindi questo è uno dei motivi per i quali, ad esempio, il gruppo Intesa San Paolo ha investito, investe in innovazione e l'Innovation Center ne è una chiara dimostrazione. Se da un lato per le imprese è sempre stato importante innovare, anche da un punto di vista tecnologico, certamente oggi la criticità rappresentata dalla crisi pandemica credo acceleri la consapevolezza di quanto non soltanto sia importante investire in innovazione, ma addirittura accelerare alcuni percorsi, alcuni processi, in particolar modo relativi al mondo del digitale, alla digitalizzazione dei modelli di business. È chiaro come in un contesto come questo, la digitalizzazione rappresenti una necessità, una impellenza ormai trasversale a tutti i settori industriali. Le piccole e medie imprese italiane a che punto sono su questo? Ma dunque, allora, certamente le piccole e medie imprese hanno da un lato una caratteristica che è proprio loro del DNA, che è proprio quello di essere aziende innovative. C'è però da dire che certamente la dimensione stessa del sistema industriale delle piccole e medie imprese spesso non facilita percorsi di investimento, di aggregazione di risorse proprio in direzione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione. E noi, dal nostro osservatorio, ci poniamo proprio come, da un lato, osservatori, ma soprattutto partner di percorsi che invece, grazie al paradigma della Open Innovation, possono in qualche modo cambiare questa prospettiva. Parlo ad esempio di quello che per noi significa connettere il mondo, appunto, delle start-up con quello delle aziende magari un po' più robuste, ma un po' meno innovative, o addirittura anche poter connettere il mondo della ricerca scientifica, degli spin-off universitari, dei centri di ricerca con il mondo produttivo. Innovation Center è ovviamente un partner di questa importante iniziativa perché offre alle imprese che partecipano al programma una giornata di formazione, un workshop proprio sul tema della Circular Economy presso il Circular Economy Lab di Milano. È un percorso che cerca di cogliere quelle che sono oggi le esigenze che il mondo delle imprese esprime, orientandole sulla frontiera più innovativa del mondo della sostenibilità, proprio in logica di quello che è un po' un paradigma che il gruppo Intesa San Paolo ha scelto come uno degli architravi strategici del proprio piano d'impresa, che è appunto Circular Economy.